siamo a Taranto in via Matteotti, per intenderci la strada che si affaccia proprio attraversando la quale si arriva sul ponte girevole. Una stranezza è una strada scarsamente illuminata, o meglio ci sono dei lampioni che danno luce, ma se non ci fossero le insegne pubblicitarie delle attività commerciali dei negozi, l'illuminazione non sarebbe certamente sufficiente. Ne parliamo con un operatore commerciale, Claudio Messinese, già consigliere comunale. Messinese, lei c'ha un'attività commerciale, però state nel semibuio. Effettivamente è così, vabbè, è alla luce, giusto per fare adesso un gioco di parole, insomma, si può vedere che questa strada, che è la prima strada d'ingresso della città, superato il ponte Girevole, è abbandonata a se stesso, soprattutto dal punto dell'illuminazione. Abbiamo fatto richiesta anche al vice sindaco, che dice sempre sì, però sono passati sì. Come il sindaco che dice sempre sì? Io ho parlato con il vice sindaco, però forse sarà qualcosa di contagioso che c'è, insomma. E quindi, insomma, due luci. Noi abbiamo detto anche che eravamo anche ci autotassavamo, i commercianti mettevano tanto a testa se si potevano mettere dei fari, visto e considerato che un po' si dice che siamo usciti dal dissesto, un po' siamo nel dissesto, per non gravare sulle spese del comune, onestamente ci autotassavamo per illuminare un attimino. Cioè, Messinese, in parole povere, questi lampioni che ci sono sono insufficienti. In via d'Aquino, che è una zona, la parallela a questa, abbandonata a confronto qua come attività commerciale, è molto più illuminata. È questa zona che dovrebbe rappresentare un po' il fiore all'occhiello della città, perché lo stesso sul lungomare c'è uno spreco di lampioni e qui sono carenti. E qui è un centro di serie B. Meno male che ci sono le attività commerciali che con le loro insegne, lo ripeto, danno un po' di luce, ma è proprio notte, sindaco Stefano. E come diceva Edoardo, ha da passare a nottata con la fine del mandato dell'amministrazione Stefano. Maggio 2017, the end.